Onda Studio 2, l'era di Antece. Una rubrica culturale a cura di Nando Silvestri, in onda su Radio Mia. Rimani sintonizzato. You don't recognize this one. Enjoy the silence, godetevi il silenzio, perché il silenzio è qualcosa di veramente prezioso, è una risorsa scarsa, si dice in economia, e spesso dovremmo valorizzare di più il silenzio, dovremmo entrare proprio nell'anima del silenzio, nella dimensione vera e propria del silenzio, per comprendere quante prospettive si celano dietro il silenzio e forse quante risposte si celano dietro il silenzio, risposte che
che noi ci affanniamo a trovare e a cercare durante la giornata acquisiti assurdi, come se fosse un quesito di matematica immaginaria, e quesiti ai quali non riusciamo a trovare nemmeno una dimensione reale, una risposta, una connotazione, perché quello che ci accade a volte è veramente inspiegabile, veramente fuori ogni misura e fuori ogni immaginazione, qualcosa che spesso è talmente deleterio della nostra dignità che abbiamo bisogno proprio di silenzio per purificarci, un silenzio che entra dentro, si metabolizza e che forse sicuramente fa molto meglio di una buona medicina, un silenzio che si espande nella nostra mente e ci dà forse nuova linfa vitale per andare oltre e non fermarci a quelle che sono le reazioni più istintive, no, del nostro animo, le emozioni forse più primordiali, quelle che forse spesso ci portano fuori strada, fuori pista e ci fanno percorrere degli itinerari impervi, degli itinerari veramente accidentati. Ebbene, nel silenzio ci sono molte risposte, soprattutto quando le parole che vengono proferite sono parole fuori luogo, assolutamente prive di senso, e svendute e vendute come delle verità e delle profezie, come spesso succede nel mondo reale. E allora si capisce, come dice il testo di questo brano bellissimo, che le parole sono talmente violente da rompere la barriera del silenzio, da mandare in frantumi il nostro piccolo mondo. Queste sono le parole iniziali di questo brano di alcuni decenni fa, e che ogni tanto mi piace rispolverare perché fa vibrare la mente, fa vibrare il cuore e dà nuove dimensioni, anche nuove emozioni, nuovi entusiasmi che noi sicuramente nella musica attuale non riusciamo a intercettare. Non a caso nei concerti dei Depeche Mode sono tanti i ragazzi, i giovani della nostra epoca che si recano a ascoltare questo gruppo e a lasciarsi sicuramente stregare dalle emozioni che riesce a trasudare, riesce a far trasudare la sua musica, questo gruppo veramente rutilante. Allora, io proprio di amore, di emozioni volevo parlarvi oggi, ma secondo altre connotazioni, secondo altre prospettive, secondo altre dimensioni. A volte l'amore si come dire, conficca all'interno di emozioni che con l'amore non c'entrano, e forse più che emozioni si parla di disvalori, piuttosto che di emozioni o valori, come la bramosia di potere, come la politica, come in qualche modo la volontà di controllare e di utilizzare l'amore come uno strumento per altri scopi. Per la verità è una pessima etica quella di cui stiamo parlando, ma era molto diffusa negli anni passati, nei secoli passati e nel tempo addietro, soprattutto nel Medioevo. Stiamo parlando di un periodo difficile dove imperversavano tante lotte, tanti contrasti, tante guerre, dove si combatteva per niente, dove l'istinto umano era proteso alla guerra anche per un pezzo di terra, e tutto sommato forse non ne valeva la pena. Però ecco, tutte le volte che in qualche modo c'era il potere, c'era ovviamente una guerra dietro il potere, e si celava forse anche una strategia, quella dell'amore, perché sì, l'amore a volte può diventare più che un sentimento, una strategia, ed era appunto la strategia che utilizzò un grande imperatore passato per la Campania, ma per tutta l'Italia meridionale, e stiamo parlando di Stupor Mundi, Federico II di Svevia. Grande mente, grande cultura, grande intuito, per certi versi un anticipatore, un preconizzatore di tutto quello che è il diritto moderno. Pensate che nel 1200 il nostro Federico II di Svevia faceva stilare una serie di leggi, di norme, con l'aiuto di quelle che erano poi gli studi di giuristi provenienti
da tutto il mondo, che manifestavano una brillante modernità e che forse, anzi quasi certamente, rappresentano il primo tipo di giurisprudenza, la prima forma di giurisprudenza moderna in un tempo così antico come il Medioevo. E pensate, come dicevo, che in queste norme Federico II di Svevia addirittura andava a legiferare i tassi di interesse che bisognava praticare per tutti quelli che, come il popolo ebraico, prestavano denaro. E quindi in quel contesto si parlava di norme anti-usura perché purtroppo l'usura in quel tempo era una pratica molto diffusa. Per certi versi, proprio per questo motivo, Federico II si fece delle inimicizie, soprattutto nell'ambito del papato, che aveva tanti interessi economici e finanziari e tanta bramosia di potere. Pensate che fu scomunicato dal Papa più volte. E in qualche modo era anche un personaggio scomodo perché cercava di rimuovere tutta una serie di privilegi a signori, signorotti e feudatari. Intanto parliamo di un tempo in cui il feudalesimo era sicuramente una pratica imperante e più che essere una pratica imperante era una regola nella quale si manifestavano una serie di poteri, una serie di appunto signorie proprio su appezzamenti di terreno molto vasti che andavano oltre il terreno circoscritto all'interno delle mura, dei confini, ma che andavano proprio all'interno di quelli che erano i villaggi, le contrade, le contee. Così si costruivano e si costituivano le cosiddette contee. E diciamo che forse la contea di Caserta Vecchia, praticamente l'antica Caserta, detta anche Casa Irta, rappresentò proprio il primo tipo di contea nobiliare appartenente alla dinastia sveva di quel tempo. Quindi in qualche modo c'era una perfetta osmosi fra queste tipologie di potere che erano rappresentate dai signorotti locali e poi ovviamente quello che era il potere maggiore dell'imperatore del Sacro Romano Impero, del Regno di Sicilia e di Napoli. Ovviamente l'amore diventava un elemento a doppio significato, quindi con doppia interpretazione, perché se da una parte Federico II di Svevia si cingeva di tante donne, di tante compagne, di tante partner con le quali ebbe tanti figli e figlioli che comunque non trascurò mai, ai quali dedicò sempre tanto tempo, tante risorse e soprattutto diede tantissimi incarichi. Dall'altra parte l'amore praticamente veniva strumentalizzato da Federico II di Svevia proprio come un mezzo per arrivare al controllo del territorio. Stiamo parlando appunto delle contee di Caserta Vecchia e quindi dell'antica Caserta. Pensate che uno dei punti di riferimento dal punto di vista della contea fu Roberto, diciamo così, Sanseverino, uno dei primi conti del luogo, e poi ovviamente seguì Riccardo di Sanseverino, che fu noto anche come Riccardo Conte di Caserta Vecchia, ma anche come Riccardo di Lauro, perché il suo feudo si estendeva anche in provincia di Avellino e proprio a Lauro, in provincia di Avellino. Quindi, in qualche modo, che cosa faceva questo nobile? Questo nobile, proprio noto per aver salvato Federico II di Svevia nel 1146, per quello che riguardava proprio la congiura di Caccio, una congiura che ordì Papa Innocenzo contro Federico, praticamente si guadagnò la fiducia di Federico che praticamente gli fece sposare la figlia Violante. E quindi in questo contesto che ancora trasuda dalle mura di Caserta Vecchia, bellissimo borgo campano che andrebbe rivalutato e respirato in tutte le sue sfaccettature, si rinnovano questi ricordi, ecco, questi usi e questi costumi in cui l'amore era tutt'altro che un sentimento, ma era uno strumento per coronare e consolidare il proprio potere. E noi con questa riflessione vi rimandiamo alla prossima puntata. Arrivederci.